Vi proporremo tra qualche minuto la presentazione del libro Le verità sommerse di Vittoriana Abate, giornalista della RAI, un'inchiesta giornalistica sulla vicenda drammatica della Costa Concordia, con questa testimonianza, questo racconto dell'ex comandante Francesco Schettino, il protagonista di quella drammatica vicenda, condannato in primo grado a 16 anni di reclusione dal Tribunale di Grosseto. Questa presentazione è stata accompagnata da tante polemiche, spiegheremo come abbiamo fatto all'Hotel Mediterraneo, alla sala dove appunto il libro è stato presentato, le ragioni che ci hanno indotti e soprattutto convinti a presentare questo libro edito da Pietro Graus. E proprio il patto con l'editore Graus era quello che Schettino avrebbe risposto alle domande di chi aveva letto il libro, cioè alle domande dei relatori. I relatori sono stati il giornalista, collega e scrittore Andrea Manzi e l'avvocato penalista Michele Tedesco, da noi invitati proprio a porre domande a Vittoriana Abate e dall'ex comandante Schettino. Ma qualche minuto prima, dopo alcuni colloqui con Schettino, abbiamo capito che l'ex comandante non avrebbe risposto alle domande, che avrebbe sostanzialmente fatto, tranne forse qualche dichiarazione, scena muta. E allora l'avvocato Tedesco ha deciso di lasciare la sala spiegandolo ai presenti, ha fatto altrettanto Andrea Manzi e dopo un'introduzione fatta per dovere di ospitalità e di cortesia abbiamo ritenuto di fare altrettanto anche noi, comunicandolo, ma chiedendo all'editore Graus di ribadire il patto che c'era, e cioè che Schettino avrebbe risposto alle domande dei relatori. Editore, ti ho chiesto questa mattina quello che ho detto? Chi ha letto il libro? No, lo puoi ripetere al microfono, scusa. C'è persone che leggono il libro, può fare delle domande. Graus ha confermato davanti a tutti e allora lo scenario è cambiato. Quando Franco Esposito mi ha invitato, ben consapevole dopo l'episodio di Vietri, io ho accettato, ed è una vita che sia io che mio padre l'abbiamo dedicata a difendere le persone, io ho deciso di, come dire, metterci la faccia, ho comprato il libro, ho iniziato a studiarlo e l'impegno era quello di poter fare domande sul libro. Schettino, l'ex comandante, ha accettato di rispondere alle domande, perché altrimenti la presentazione non si sarebbe fatta o noi non l'avremmo assolutamente avallata, ce ne saremmo andati, siamo rimasti perché era ed è il nostro intento di giornalisti, ma di cittadini, quello di cercare di capire com'è andata, di formarci appunto un'opinione ascoltando un protagonista, il protagonista chiave di questa vicenda. Vi lascio allora a questa presentazione, alla registrazione con le riprese di Francesco De Angelis e naturalmente a tutti una buona visione. Midship!
A tu starboard. Chiamate il nostro uomo e metterlo a prova. Ringrazio l'editore per avermi invitato a moderare la presentazione di questo libro che Vittoriana Abate, collega giornalista inviata di Porta a Porta, ha scritto sulla vicenda del Costa Concordia. Una vicenda drammatica, con dei morti, una vicenda per la quale l'ex comandante Francesco Schettino è stato condannato in primo grado a 16 anni di reclusione per omicidio plurimo colposo, per naufragio e per abbandono della nave. Tra qualche giorno, forse tra qualche ora, saranno depositate le motivazioni della sentenza, sulla base delle quali evidentemente lo staff di legale, appunto, del comandante Schettino, naturalmente stabilirà il ricorso in appello. L'inchiesta giornalistica di Vittoriana Abate è un'inchiesta rigorosa, basata su carte del processo di primo grado, evidentemente, che contiene stralci di interrogatori, non solo di Francesco Schettino, ma evidentemente degli altri protagonisti, gli ufficiali, il timoniere, insomma quanti erano presenti sulla Concordia in quella tragica notte del 2012. Un'inchiesta, dicevo, rigorosa e come tale va letta. Ci sono state tante polemiche che hanno accompagnato la presentazione di questo libro qui e altrove. 15 giorni fa circa a Salerno è stato presentato un libro di Barbara Balzerani, che voi tutti conoscete, mi pare che abbia avuto 3 ergastoli, ora è in libertà perché ha scontato la pena per l'ex brigatista, ed è stato presentato un libro, io me ne sono occupato proprio con un servizio giornalistico. Il nostro dovere di giornalisti è quello di essere curiosi, il nostro dovere di cittadini è quello di cercare la verità. Anche io, forse come tutti voi o parte di voi, insomma, io dico la mia, ho ritenuto, gliel'ho detto al telefono, quindi lo sa, il comandante Schettino un vigliacco, un colpevole, un incapace. E così il primo grado ha ritenuto così. Noi abbiamo, io ho la curiosità, e come cittadini tutti voi e tutti noi abbiamo il dovere di cercare la verità. È l'unico responsabile? Sì, no. Adesso, ovviamente non è questa la sede, io non sono un giudice, non lo è Vittoriana Abate, che ha fatto un'inchiesta giornalistica intervistando Francesco Schettino. Dunque questo è il motivo per cui credo che in uno Stato di diritto e democratico debba essere consentito a tutti di parlare. Schettino è condannato ma in primo grado ed è in libertà, dunque può parlare. Ascoltiamo che cosa ha da dire sul libro che ha letto Andrea Manzi, giornalista e scrittore. Andrea. Io faccio una premessa brevissima che, chiedo scusa, una premessa molto breve per esprimere un elemento tecnico di valutazione che è di condivisione per il lavoro fatto da Vittoriana, e poi per dissociarmi da alcuni contenuti del libro che ritengo molto improbabili. L'adesione è quella tecnica, la esprimo, è frutto di un'esperienza di 35 anni in questo ambito, in questo settore, e parte da una premessa che la collettività deve poter credere nella giustizia. Questo è il principio anche per il quale io sono qui. Io ritengo che la fiducia dei consociati nella giustizia è ancora più importante da un punto di vista culturale e della consapevolezza civica, è ancora più importante dell'amministrazione della giustizia stessa. Perché è un percorso questo molto virtuoso, un percorso molto accidentato. È un percorso che vive di spettacolarizzazione soprattutto e che porta una
res judicanda a diventare giudicato. In mezzo c'è un percorso accidentatissimo che dà il segno di come questi tempi siano difficili se rapportati proprio all'amministrazione della giustizia. Quindi il principio, diciamo, sacrosanto al quale risponde questo libro, e mi compiaccio molto con Vittoriano Abate, che è persona che conferma la sua esperienza e il suo valore, è che questo libro, da un punto di vista formale, sia una informazione sul processo. È un libro, cioè, che scapola, giusto per stare in termini anche usati dalle dinamiche marinare della navigazione, l'ostacolo che è quello più rilevante, che quando si fa informazione sul processo, questa informazione alla fine si scompone e diventa un foro alternativo, una creazione di un foro alternativo. Foro alternativo che è pericolosissimo, perché Schettino in questo ha ragione: quando non esisteva ancora nulla di documentale nel processo, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia enorme, immane, che ha immalinconito e irritato l'intero paese e il mondo, è stata sostituita la vicenda processuale con un simulacro di processo che in qualche modo ha reso un servizio negativo alla ricerca della verità. I processi e le esperienze, quello mediatico e quello giurisdizionale, sono processi che sono totalmente diversi, perché lo dicevamo l'altro giorno a telefono con Franco Esposito, il processo giurisdizionale ha un luogo, quello mediatico il processo giurisdizionale ha un tempo, si conclude con un giudicato, l'altro non lo ha questo tempo nella maniera più assoluta. È fatto da persone almeno in ipotesi specializzate. Invece il rito mediatico è officiabile da chiunque. E questo mi sia consentito di dirlo con tutto il rispetto e l'amore che porto alla mia professione, anche perché c'è stato uno scadimento dal punto di vista professionale con un'improvvisazione che, diciamo, ha reso ancora più delicata e vulnerabile e vulnerata questa forma di informazione. Il processo è un sistema chiuso. Il processo mediatico è un sistema aperto, il processo giurisdizionale accusatorio, l'altro è rimasto un processo inquisitorio, quindi temuto e temibile, dove non c'è un rapporto tra le parti. C'è una logica che deve portare alla punizione nel primo, nell'altro c'è soltanto il tentativo di affermare una tesi. Il lavoro, dal punto di vista dell'inchiesta giornalistica, è un lavoro che è rigoroso. È vero che sono processi, uno reale che si scrive nell'autoricità dei fatti, l'altro invece è un processo che tenta soltanto di soddisfare l'ansia punitiva dell'opinione pubblica, però c'è il dato della pubblicità, che è un dato molto importante. L'unica pubblicità che ha influenza sul processo è la pubblicità immediata, non quella mediata. Se io vado ad ascoltare un processo in un'aula di giustizia, io non influenzo la Corte, ma se io scrivo 10 articoli o faccio 10 servizi per il TG1, per la 7 e per le reti nazionali ed internazionali, io finisco per influenzare, diciamo, anche il magistrato, anche chi, cioè, è chiamato istituzionalmente a dare una decisione per, in questa circolarità virtuosa, per una delega di potere e di funzioni, ma che deve avere però anche il rispetto e l'approvazione da parte dell'opinione pubblica. Allora, in questa fase si sono verificate delle cose molto gravi. Si parla di fuga di notizie, le fughe di notizie che arrivano, queste notizie al momento opportuno. Io ho ricordato una celebre osservazione che poi è diventato quasi un aforisma di Sciascia, quando Sciascia diceva la fuga di notizie, ma non esiste la fuga di notizie, le notizie escono per la porta principale e la porta si apre dal di dentro, mai dal di fuori, perché devono essere consegnate quelle notizie nelle giuste mani. E a questo punto però io voglio esprimere delle perplessità che hanno riguardo ai contenuti. Il comandante Schettino, che è spesso
nel personaggio, l'ho conosciuto pochi minuti fa, è una persona, diciamo, verace, qualche volta anche eccessiva, schietta, non si offenderà il comandante, qualche volta anche rozza nell'espressione, nel modo di porgere. È un uomo di mare, ha detto, ecco, nel corso di un interrogatorio, credo al procuratore della Repubblica, ha parlato del suo ruolo e lo ha sintetizzato con una metafora marinara quando ha detto: dopo Dio il comandante è il primo, cioè io sono il primo. Ora io non voglio tirare in ballo l'onnipotenza, però voglio rapportarmi alla normale potenza di un Dio in terra, cioè di una persona che in qualche modo presidia perlomeno a... È un'espressione marinaresca dove chi la ignora ovviamente la prende come un'espressione di onnipotenza. Chissà, grazie a Dio, tra la norma e la coscienza, questo bivio al quale il comandante Schettino si è trovato a fronteggiare ha esercitato, ovvero il comandante, il ruolo del comandante, il quale, consapevole che non poteva contare in mezz'ora 5.000 persone facendo un appello nominale, si è discostato dalle procedure e ha deciso di far scarrocciare la nave su un basso fondale e fare un servizio spola, ovvero un servizio che non è contemplato nelle procedure di abbandono nave, perché se il comandante non fosse investito, come dicono i francesi, il primo, ultimo dopo Dio, praticamente non avrei potuto fare quelle scelte. Quindi questa espressione sancisce anche quelle che sono state le modalità che hanno fatto evacuare 4.000 e oltre passeggeri a terra. Diversamente stavamo ancora con tanti passeggeri. Cominciamo da Ciro Ambrosio. Ciro Ambrosio, che è il primo ufficiale al quale il comandante Schettino e questo libro attribuisce gran parte delle responsabilità. La nave va fuori rotta, lui non comunica nel momento in cui assume il comando, Schettino, non comunica il punto in cui si trova, perché non è cominciata per tempo la strategia, chiedo scusa per il mio linguaggio non tecnico, dell'accostata, e quindi è persona, ecco, per una persona, al di là della metafora che sovrintende alla organizzazione anche della nave, in questo stesso libro si ritrova un dato, che questo signor Ambrosio, primo ufficiale, è stato in passato terzo ufficiale su navi da carico e poi ha avuto soltanto due imbarchi come secondo ufficiale, quindi quasi debutta, diciamo, sulla nave Concordia come primo ufficiale e per la verità il comandante Schettino gli aveva anche abbassato la qualifica, tant'è vero che addirittura si ipotizza un comportamento doloso da parte di questa persona. Allora io dico, un comandante deve anche capire chi sono i suoi collaboratori e deve saperlo prima, non scoprirlo nel momento in cui si verifica qualche cosa. Noi abbiamo un quadro che è un quadro davvero abbastanza delicato e precario, perché ci sono il timoniere sbaglia, il primo ufficiale depista Schettino, non gli dice dove si trova la nave, e Schettino, quando assume il comando, è, diciamo, una persona che gestisce la nave supponendo, presumendo che si trovi in altro posto. Nessuno dei tre ufficiali nella plancia avvisa del pericolo imminente, c'è un totale silenzio. Schettino denuncia in qualche passaggio del libro che c'è un ufficio del personale delle risorse umane che rifila anche un campionario. Il comandante Schettino aveva più volte avvisato questo ufficio preposto delle carenze di alcune, diciamo. Voglio soltanto concludere, perché io non entro, diciamo, queste sono delle osservazioni che poi mi faranno fare una conclusione di tipo giornalistico. Alle 22.10 Schettino non sa ancora i locali che sono stati allagati, non sa qual è la situazione oggettiva che c'è, però lo sanno gli altri. In questo libro, quella che è un'inchiesta giornalistica, lo abbiamo visto prima, che rincorre, diciamo,
con il metodo un po' dei magistrati, un'inchiesta questa investigativa anche attraverso le carte, riporta tutto nel processo, lo fa in maniera rigorosa, però ricostruisce in una maniera precisa e puntuale l'innocenza di Schettino, la mancanza di responsabilità sui singoli fatti. Quindi su questo ed anche su quella telefonata del comandante De Falco, che è una telefonata che per una sceneggiatura, diciamo, cinematografica è efficacissima. Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Ma io ho seguito il controesame che hanno fatto i difensori, dove devo dire mi sono anche immedesimato nella solitudine di quest'uomo, che a un certo punto ha dovuto ammettere di non conoscere i fatti, che le notizie che gli arrivavano erano soltanto notizie mediate, e che soprattutto non era a conoscenza delle comunicazioni che Schettino aveva fatto e continuava a fare ad altri militari e continuava, diciamo, a mantenere con i soccorsi questo contatto. Tutto questo emerge, diciamo, prima dalla scatola nera e poi emerge da una prova generica abbastanza diffusa. Detto questo, però, resta la mia perplessità su questa parte contenutistica del libro, che per ogni responsabilità che è stata attribuita a Schettino riesce a rilevare il vero responsabile e con nome e cognome, ecco l'inchiesta da questo punto di vista, diciamo, innovativa ma che mi lascia un po' perplesso, attribuisce le responsabilità ad altre persone. Aspetta, scusami, poi dopo ad altre persone. Allora io mi sono chiesto, tornando alla provocazione originaria e concludendo, aggiungo solo un altro particolare che riguarda il linguaggio del comandante Schettino. L'abbiamo detto prima, la sua spesso è una prosa pittoresca, è un eloquio anche vernacolare, no? Quello nelle fasi in cui evoca, diciamo, i suoi trascorsi sul mare, parla di questo grande innamoramento del mare, veramente sembra un epigono della grande tradizione diaristica e memorialistica di fine Ottocento, quindi credo che lì è poco credibile quella prosa del comandante con l'interezza e, diciamo, l'unità e l'identità del suo linguaggio. Però detto questo, io allora mi faccio questa domanda: se un'inchiesta giornalistica tende all'accertamento della verità, vuole contribuire a dare di questo processo che è stato mediatizzato e massacrato dalla mediatizzazione, allora Schettino, che comunque ha una condanna sonora a 16 anni e che comunque in qualche modo è stato esaminato nel corso di lunghi interrogatori, dove lui ha combattuto come un leone con due avvocati che sono stati veramente molto combattivi, anche aspri, a volte urtanti, per poter entrare con le loro motivazioni nel corpo e nel cuore del processo. Allora dico, mi sembra proprio strano che Schettino sia estraneo da ogni cosa. Per ogni omissione contestata c'è un responsabile con nome e cognome. Allora dico, a questo punto la mediatizzazione di questa inchiesta, mi sono chiesto che non sia veramente un nuovo foro alternativo anche questo, che non sia nella tecnica e nella forma, diciamo, un'inchiesta giornalistica, ma di fatto sia la controarea mediatica che deve rendere a Schettino questo grande favore, dove c'è il crucifigio dove c'è, voglio dire, l'uomo perseguitato, bisogna creare questa immagine assolutamente angelica. Allora, grazie ad Andrea Manzi. Io capisco che ognuno di voi vorrebbe chiedere delle cose.
d'accordo come abbiamo concordato, questa è la prima volta che accade, quindi in questo io ringrazio Vittoriano Abate e Francesco Schettino. Schettino risponde, le domande sono previste da parte dei relatori. Prego Schettino. Io condivido appieno il suo pensiero, sono a dirle che è stato doveroso da parte mia offrire attraverso le carte dell'inchiesta una vista, una prospettiva professionale del comandante, in quanto nell'aula di giustizia, nel rispetto della magistratura e di tutte le cariche, comunque non c'erano dei tecnici di mio, diciamo, di comandanti di nave. Quindi proprio per onore della verità, io non è che ho deciso questa mi piace e quella non mi piace, e sono state raccolte le testimonianze, non dette da me ma dai testi escussi, che sulla scorta delle domande fatte dagli avvocati hanno portato a stilare questo libro. E le posso assicurare che per 3 anni avere questa determinazione, se non è il propellente, se non è la giustizia e la verità ed onorare le vittime e far capire che cosa è successo, nessun uomo avrebbe attinto forza da nessuna parte. Ecco, prima di dare la parola all'avvocato Michele Tedesco, comandante, io ho una cosa da chiederle, perché questo è un dubbio che mi ha tormentato appena l'editore mi ha chiesto di moderare la presentazione di questo libro. Ma vuoi vedere che qui si specula anche sulla tragedia? Cioè, mi perdoni se faccio questa domanda a Vittoriano Abate e a Francesco Schettino, ma cioè, i proventi di questo libro... Allora, innanzitutto la ricerca della verità è un diritto ed è anche un dovere. Quindi io non ho sposato una tesi, questo libro non è la verità di Schettino. Io ho impegnato 3 anni della mia vita, nel mio tempo libero, a studiare le carte, a leggere gli atti, a cercare nelle testimonianze qualcosa, non che non sia stato scritto negli atti processuali, qualcosa che non sia emerso in quello che è normalmente definito il processo mediatico, e l'ho trovato. Poi affronteremo punto per punto. Per rispondere ad Andrea Manzi, allora i proventi saranno devoluti tutti in beneficenza. Questo allora, la beneficenza, come credo sia normale e giusto che sia, è una cosa privata. Quindi abbiamo pensato a delle persone bisognose, non abbiamo interesse che che i beneficiari di questi eventuali profitti derivanti dal libro siano anche loro integrati in questo carrozzone mediatico. Quindi comprenderete la nostra discrezione. Probabilmente in futuro renderemo noto se le persone che beneficeranno di questi eventuali proventi lo ritengono opportuno. Avrei anche l'idea di dare una borsa di studio a qualche ufficiale che si diploma al nautico, che consegue un risultato eccellente nel diploma. Quindi questa è anche una mia aspettativa, cioè incentivare la sicurezza al mare anche offrendo una borsa di studio con i proventi del libro, per fare in modo che queste cose non si verifichino mai più. Io sono passato sotto qua, ho preso con la pompa un bacio con l'altro. Non mi dire nulla, io sono stato accontentato, ma io ho fatto questa cosa.
e sono passate che alla fine stava questo piccolo sconietto qui con la pismorta, il blackout, e abbiamo andato a bordo con la bocca, non sto facendo fare la stessa. A nome del nostro comandante, vi chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro con il salone. Noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo elettrico, del motore, del problema elettrico del generatore, tutto sarà caldo. Parto dalla sollecitazione di Andrea Manzi. Io lo dico alla platea, lo dico anche ai colleghi che ringrazio per aver accolto il mio invito. Sul processo mediatico e sul processo reale, io ho condiviso leggendo il libro questa tua considerazione, Andrea, perché penso che oramai sul modello americano che noi stiamo scimmiottando da circa 25 anni, anche il ruolo, si stanno immaginando nuove figure professionali, perché diciamoci la verità, Schettino è stato condannato prima ancora del processo per le telefonate, per la fuga di notizie, e una cosa che mi ha colpito leggendo il libro è stata una circostanza che lui inserisce nella parte iniziale, laddove, senza che leggo la pagina, ma lo ricorderete, 586 del libro, c'è un passaggio che mi colpisce, laddove lui dice correttamente che era stato immaginato il teatro come necessario per poter accogliere tante parti civili, tanti giornalisti, tanta gente, ma il teatro era quasi sempre vuoto. E questo è un dato che mi porta subito a condividere il discorso del processo reale e del processo mediatico, perché il processo reale ha avuto meno attenzione del processo mediatico. Però vi faccio una considerazione. Leggevo qualche anno fa il libro scritto dagli avvocati di uno degli eredi Kennedy, accusato di violenza sessuale a Palm Beach in danno di... Esattamente. Ricordo che in questo libro questi avvocati spiegavano di come l'interrogatorio di Kennedy fosse durato, la preparazione dell'interrogatorio, 96 ore filate senza sosta e senza dormire, in cui le stesse domande venivano fatte in maniera ciclica e addirittura random, e soprattutto veniva curato con un giornalista anche l'aspetto della posa e della inflessione della voce. Per farvi capire di come in America, stiamo parlando di 15 anni fa, lo dico al collega, per noi sono cose inverosimili, 15 anni fa in qualche modo già si immaginava questo tipo di preparazione per preparare un interrogatorio e un esame. Qui Schettino dall'inizio, dal 17 giorno della convalida del fermo, non convalidato ma con applicazione della misura cautelare, parte immediatamente con la volontà di rispondere a chi non è un marinaio, un comandante, e dà una sua spiegazione che diventa inverosimile non solo a Fiore Cipolletta ma a tutti, perché chiaramente leggere quel tipo di dichiarazione mediaticamente, Schettino è caduto in barca, Schettino ha fatto questo, Schettino ha fatto quest'altro. Quindi in definitiva Schettino è stato condannato, e io leggevo il passaggio in cui appunto si diceva che non c'è mai stato nessun tipo di necessità di avere questo teatro, perché non si è mai riempito, perché si sarebbe tranquillamente potuto svolgere in un tribunale a Grosseto, in un altro tribunale, senza bisogno di dover per 70 udienze andare in un teatro. E dico agli avvocati presenti, a me non è mai capitato in 25 anni di attività professionale di sentir parlare un pubblico ministero di incauto idiota. Cioè, voglio dire, anche di fronte al pluriomicida, un pubblico ministero che, approfittando del 598 del codice penale, che lo esime da ogni tipo di responsabilità in relazione all'affermazione utilizzata, parla di incauto idiota di un imputato, è un qualcosa che significa che la procura oramai ha sposato l'aspetto mediatico. Mi ha colpito un altro passaggio in quello che ha dichiarato Schettino nel libro, laddove dice di aver sentito uno dei pubblici ministeri concordare con un giornalista il titolo
di apertura di del pezzo della sera. E qui parlo con i giornalisti presenti in sala. I rapporti vostri con l'avvocatura, ma anche con i magistrati, sono quotidiani. La necessità di contemperare gli interessi, perché i pubblici ministeri sono una fonte assolutamente quotidiana da non poter perdere, rappresenta, e qui ci dobbiamo riflettere, avvocato Incutti, un pendio inclinato, perché partiamo svantaggiati, perché chiaramente noi su questo non abbiamo la possibilità mediatica di poter gestire come la Procura della Repubblica l'informazione. Cioè, voglio dire, quando noi vediamo la brillante operazione di polizia fatta la mattina alle 6 e stranamente il giornalista esce e accompagna dalla caserma chi va a fare il blitz per arrestare o applicare misure cautelari, è un qualcosa alla quale oramai ci siamo abituati, ma rende e spettacolarizza la vicenda rispetto a tutto. E allora quest'uomo è stato condannato per il selfie, il famoso selfie poi contestato nel libro, quest'uomo è stato condannato per la famosa Moldava. Sulla Moldava io ho letto cose che non ho mai letto e perciò, come dire, voglio in qualche modo testimoniarle, come dire, in questo momento sto facendo il difensore, dopo però dirò quello che sono le mie considerazioni e che ho detto, come dire, in maniera anche forse troppo diretta e ha creato una reazione al comandante Schettino in relazione a quello che io penso della responsabilità. Voglio dire, la vicenda della Moldava è una vicenda veramente incredibile perché, diciamo la verità, ha pagato anche il tradimento, nel senso che c'è stato o non c'è stato l'avventura o quello che non c'è stato, ha pagato mediaticamente anche quello, perché è diventato il comandante non solo che aveva creato quel tipo di evento, ma che aveva addirittura fatto questo mentre era in compagnia di altra donna. E c'è anche nel capo di imputazione, perché ci viene contestato la presenza di persone non autorizzate in sala comando, e ci viene contestato addirittura come ipotesi di reato, perché avrebbe, come dire, distratto sia lui che gli altri presenti in sala comando. Guardate che se vi leggete il capo di imputazione sono oltre 10 pagine, ci vogliono un buon 30 minuti per capire tutte le condotte. E allora vi rendete conto che poi quando si legge il libro, cioè il capitolo sulla Moldava, ci si rende conto che questa donna, al di là del messaggio Twitter e della estorsione o per lo dire della minaccia o del tentativo di rendersi pubblicità, arriva a dichiarare: se non dici la verità la dico io, a dibattimento nel processo, e dichiara addirittura che ci sarebbe stato un elicottero che sarebbe dovuto arrivare lì per prendere a lei e Schettino e portarli nell'Isola Felice. Tutto questo viene sconfessato dalla Procura della Repubblica. La signora Dominica Cemortan dice una cosa molto importante, dice che le è stato riferito di stare molto attenta a quello che dichiarava, perché in gioco c'erano tanti posti di lavoro. A me sembra, al di là insomma della mia percezione personale, a me sembra una velata minaccia. Che... Sì, no, ma questo l'ho letto, perciò dicevo, questi aspetti sono aspetti che noi come cittadini non abbiamo mai letto o non ci sono mai stati trasmessi. È rimasto soltanto il tradimento, è rimasto soltanto questo comandante che ritarda la manovra perché deve finire di mangiare, rimane questo comandante che sale in dialetto napoletano dai comandi, ma poi rimane la vicenda della Moldava, ma non si approfondisce. Lei nel libro lo fa facendo riferimento a quante settimane era stata a bordo, da quanto tempo era tornato, per dimostrare che non c'era questa relazione che lei ha dichiarato, eccetera. Io la Moldava invece la voglio inserire, perché secondo me voi in maniera anche intelligente e abile siete riusciti, come dire, a dare un dato e una chiave di lettura diversa per far capire di come questa donna abbia cercato di farsi pubblicità, l'ingresso in politica, eccetera eccetera. Quindi a me questo interessa dimostrare, di come l'aspetto mediatico abbia occupato molte più pagine, molte più ore dei telegiornali e delle trasmissioni televisive di non quanto il processo. Però, avvocato, chiedo scusa, mi preoccupa molto di più che una Procura della Repubblica faccia uscire in maniera scientifica da quelle sale una chiavetta che contiene, guarda caso, delle migliaia di telefonate, una sola, quella che serve ad indicare nelle prime ore, anzi addirittura nelle ore che precedono l'interrogatorio di garanzia, che sono le ore più, diciamo, delicate per un indagato,
fa uscire una sola telefonata tra le centinaia che sono a disposizione IAT. Quindi adesso ha capito dove voleva arrivare. E sto parlando naturalmente per il pubblico che ci sta ascoltando della famosa telefonata di De Falco, quella del vado a bordo, ci arriviamo, eccetera. Ci arriviamo. Lei prima ha detto che già in America si studiavano gli atteggiamenti da tenere durante gli interrogatori, no? Anche per esempio con i palmi delle mani rivolti al pubblico, come Gesù quando dice venite a me, ecco. Delle strategie di lobby di potere studiano attentamente questo modus operandi, questo tipo di comunicazione per raggiungere un risultato. Bene, io credo che sia stato mio preciso dovere morale raccogliere in questo libro e fare in modo da offrire non la mia verità, ma una prospettiva diversa su un crocevia dove convogliono interessi economici, visibilità personale, e si vuole perseverare a dispetto della verità in un atteggiamento che purtroppo non è proficuo, perché questo non è il problema del comandante Schettino della Costa Concordia, è un problema che affligge l'industria crocieristica, e di questo me ne hanno dato atto per i giornalisti che sono venuti a Meda di Sorrento, dove ho presentato il libro per la prima volta. Sono venuti degli esponenti norvegesi, i quali sono dei relatori dell'ISM, ovvero del codice della Bibbia che sancisce le regole, i quali hanno detto vergogna d'Italia per questa condanna, noi non siamo d'accordo su questo fatto. Quindi vabbè, poi andando avanti la risponderò con calma. Questa è la parte in cui la sto difendendo, non si preoccupi. È una battuta, me la consente. Allora, io sono d'accordo con Vittoriano Abate e con quella che è la sua denuncia sul problema dell'unico responsabile, ovvero del capo espiatorio, come sempre si suol dire. Su questo sono d'accordo. Lei, nella parte finale, ma lo fa durante un po' tutto il libro, voi anzi durante tutto il libro, cercate di dimostrare di come la responsabilità non possa essere soltanto del comandante e dell'equipaggio, ma come sia dell'organigramma della Costa. Ma sulla scelta di una nave di quelle dimensioni, con 4.000, oltre 4.000 persone a bordo, il fatto che si decida un'ora prima dell'inchino, traccia la rotta, vedi tu se è 04, 05 e scegli la rotta, per me è il vero punto di responsabilità del comandante Schettino. La Procura della Repubblica ha contestato l'ipotesi del 113, ovvero della cooperazione colposa. E la cooperazione colposa è un dato che basta leggere l'articolo, dice: nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alla pena stabilita per il delitto stesso. E qui è la mia prima domanda in relazione alla prima contestazione che le muove la procura, capitano comandante Schettino, è quella di aver disposto con imprudenza, negligenza e imperizia una rotta pianificata senza utilizzare le adeguate carte nautiche. È stato acquisito agli atti dai consulenti stessi della procura e del GIP che la distanza pianificata del passaggio da terra alla distanza di mezzo miglio dalla costa era sufficiente utilizzare la carta utilizzata quella sera. Il discorso è che purtroppo quella traiettoria non è stata mantenuta per una serie di incomprensioni. Quindi pianificare a mezzo miglio da terra con quella carta nautica, gli stessi consulenti hanno detto che andava bene. Sì, io la domanda che le facevo era sulle carte nautiche. È vera la circostanza che a bordo non avevate le carte nautiche dettagliate così come richieste? Lasciamo stare la distanza. Per passare a mezzo miglio da terra, quella carta nautica andava bene. La problematica, l'incidente, è nato da un fatto importante, che la nave è andata oltre la distanza minima pianificata per quella carta utilizzata per seguire la navigazione. Inoltre, l'incidente vero e proprio, come già abbiamo detto nel libro, è stato causato dal fatto che sulla nave vi erano anche delle carte nautiche elettroniche.
le quali, avendo un periodo di interregno tra i due sistemi, tra la carta nautica cartacea e quella elettronica, purtroppo gli ufficiali non erano certificati e la legge non richiedeva che erano certificati per l'utilizzo delle carte elettroniche. Delle carte in uso per quell'area dovevano essere di tipo vettoriale, purtroppo non lo sono perché costano tantissimo, e c'è stato un problema di cui l'ufficiale alla fine, quando ha zoomato, si è reso conto che eravamo a terra negli scogli. Nelle registrazioni audio della sala comandi, a un certo punto c'è la famosa telefonata nella quale si chiede se deve passare a 04 o a 05. Quella era una era sì. Stato concordato col comandante Palumbo, che è un ex comandante di Costa che è in pensione, che saremmo passati da lì qualora lui fosse al Giglio. Nel momento in cui lui mi disse che non era presente, per tenere sulla conversazione, come quando lei non ha cos'altro da dire e dice com'è il tempo lì, è tra marittimi, tra persone, dice, ma se passiamo a 0304, sì sì, ci sta acqua, non ti preoccupare. Ma come dichiarato dallo stesso Palumbo in aula, lui stesso ha ammesso che era un pupparlè tra persone, erano dei convenevoli, che comunque, ammesso e non concesso che questa mia affermazione 0304 avesse indotto negli ufficiali una diversa pianificazione, una variazione della rotta pianificata, sarebbe stato, cioè, dovevano portarlo alla mia attenzione e magari passavamo a 0304. Le ricordo, le dico che 0304 sono 800 metri, 03 sono 600 metri. Cosa diversa è trovarsi con l'isola di Prua, e ecco quello che ho definito durante il mio interlocutorio. Di colpo, mentre si parlava al telefono con tre ufficiali sul ponte di comando, è come se le passassi di colpo una pentola bollente senza dirle attenzione che scotta. Qui nasce l'incidente. Ovviamente, per motivi che dopo saranno, secondo me, ampiamente toccati durante questa piacevole presentazione, sicuramente si capirà anche il perché di tutto questo processo mediatico, del tappo mediatico che, come lei stesso prima ha detto, che il processo, quello che è stato detto in aula non è stato portato all'attenzione del pubblico, cioè il ruolo dell'informazione è stato sicuramente assolto per denigrare, ma non è stato parimenti utilizzato lo stesso strumento per informare, tant'è vero che sono stato costretto a dare il mio racconto ad una giornalista autorevole, la quale l'ha potuto poi presentare come stiamo facendo. Comandante, oggi che ha letto gli atti processuali dopo averli vissuti in quel momento, quindi ha vissuto anche, come dire, la ricostruzione ex post, ridarebbe quel comando a Canessa di predisporre la rotta? In relazione alla persona, dico, anche oggi che ha tutto questo qua. Guardi, io non ho mai puntato il dito, ma non per cortesia, perché alla fine... Sono fuori dal processo. Sono fuori dal processo, ma non è questione di Canessa o di Ambrosio o dell'altro. Se lei immagina che quando si parte, per esempio, da Copenaghen, faccio un esempio, per passare attraverso il Belt e andare a Stoccolma, la nave naviga a 20 nodi, sono consentiti sotto i piloni del ponte della Danimarca, altrimenti la nave non arriva in orario alle 3 al fiordo a Stoccolma. Qui non è un problema di 03 e 04 e quant'altro, è stato un problema organizzativo di utilizzo di un sistema elettronico nella fase di interregno tra due sistemi, e purtroppo ci sono state delle omissioni sicuramente. E lei perché ha spiegato perché ha voluto affidare a questo libro, ma per che ragione si è dato invece del tappo mediatico? Il tappo mediatico è stato dato a questo punto, io di sicuro non ho lo stesso megafono, nessuno inserzionista di Libero o di altri, dico per dire un giornale o di altri, per non portare all'attenzione delle cose importanti che sono uscite durante il processo. Se arriva un'infermiera rumena e nel processo dice io non ho voluto gli 8.000 euro che mi avevano proposto, ma sono qua a dire la verità perché il comandante ci ha salvato, perché là ci stava poco da fare, che la nave si è ribaltata, era rimasta incastrata sotto i paranchi, e ne ho ancora oggi a distanza di 3 anni, ahimè, io mi sento dire che sono scappato dalla nave, mi dispiace perché l'informazione non ha
perde le fondamenta per le quali si è avuto la libertà di stampa. Significa che le lobby di potere sono all'altezza e hanno la possibilità di controllarla. E questa storia della Concordia è una cartina attorno al sole che porta al pettine i nodi che abbiamo oggi in questa società moderna. Purtroppo, con mio grande rammarico. Lei, nella lettera a TAM, all'amministratore delegato Costa Carnival, lei praticamente fa tutto un passaggio in cui dice: io mi sono sempre battuto per cercare, anche con lettere che in qualche modo vengono documentate, per specializzare gli ufficiali, per cercare di arrivare a un punto maggiore. Poi dice: mi era stato detto da parte da Campagnoli, mi era stato offerto di lavorare nel centro addestramento Costa Carnival. Lei nel 2014, quando scrive questa lettera, dice all'amministratore di Costa Carnival: dice, a me era stata proposta questa offerta di lavoro. Sì, no, le dico, lei tra altre cose, quando esce dagli arresti domiciliari, dall'obbligo di dimora, dice: ho delle offerte di lavoro, sto valutando. Immagino che fosse questa una di quelle offerte di lavoro di cui stava parlando. E la conferma, mi fa piacere averlo intuito. Poi a un certo punto questo dice: come facciamo? Dice: sarebbe stato sconsigliato dal farla lavorare in questo centro addestramento. E lei chiede conoscenza, chiede di sapere per quale motivo sia avvenuto questo. Dato che questo avviene nel 2014, non è che Costa Carnival, le lobby hanno cercato di tenerla buona in relazione a certe accuse, a certe dichiarazioni che lei oggi sta facendo con questa offerta di lavoro? No, guardi, io non sto accusando nessuna lobby di potere, io sto semplicemente dicendo che io non ho la possibilità di avere un megafono per orientare l'informazione, tanto è vero che quello che è stato detto nel processo non è stato portato all'attenzione del pubblico. Qui ho detto una cosa diversa, alcune enti che sono certificati per istruire manovre per la manovra navale, conduzione e quant'altro, non è centro addestramento Costa Carnival, è un centro di addestramento di un'altra struttura dove la Costa e la Carnival mandano un congruo numero di ufficiali. Se lei pensa che queste società hanno comunque, e loro ovviamente danno il servizio. Dato che questo signore, direttore del centro, mi propose di essere direttore io del centro e lui assumeva altre funzioni, io dissi va bene, venne da Caserta a casa mia e dissi: guardi, non c'è problema, nel frattempo c'ho un processo, comunque c'ho una moglie, c'ho una figlia che ha 18 anni e comunque io dovrò comunque lavorare, no? E questo qua che aveva già mi conosceva, disse: secondo me ci fa piacere averla come direttore del centro. Venne a casa mia, mi portò un omaggio o quant'altro, mi invitò al centro, lo andai a supervisionare, c'erano alcuni ufficiali di Costa che videro la mia presenza lì e ne erano lieti e quant'altro. Dopodiché di colpo questo signore dice: no, lei purtroppo non può venire più a lavorare qua. E dissi: perché è stato scoraggiato da parte di un nostro cliente, diciamo, io non so esattamente di chi. Quindi, no, da qualcuno di Costa Carnival. Sì, ma non la persona. No, sì, ma non dal nostro cliente, dal nostro cliente era Costa. Dal nostro cliente di Costa Croce. E mi disse questa cosa: ok, conoscendo che la società è certificata per quello che riguarda l'etica, non potevo mai immaginare che un presidente, un CEO di una società poteva fare un qualche cosa del genere. Difatti lui non era a conoscenza, però mi è sembrato giusto portarlo all'attenzione per fare le giuste investigazioni e per capire bene a fondo che cosa fosse successo. Se Costa prima dà il suo gradimento alla sua presenza, non l'ha dato il proprietario del centro, sì, però dicendo che aveva parlato anche con Costa. Non aveva parlato con Costa. C'erano dei ragazzi che erano stati mandati da Costa a vedere se il centro era idoneo oppure no. Vedendomi a me come ex loro comandante e conoscendo che ero una persona qualificata per fare il comandante, avevano espresso a Costa Crociere che il centro era idoneo a fare i corsi. Dopodiché, di colpo, qualcuno di Costa, io non voglio identificare Costa nella persona, qualcuno ha detto di no. Tant'è vero che sono sicuro che non ne sapeva nulla Costa, tant'è vero che ho scritto una lettera all'amministratore delegato per chiarire la cosa.
Ma la cosa non è stata chiarita comunque. Grazie all'avvocato tedesco per le sue puntuali osservazioni che, come promesso, riguardavano il libro, tant'è che lui citava il libro. E grazie al comandante Schettino. Per chiudere vorrei affidare naturalmente la riflessione conclusiva a Vittoriano Abate, che ha scritto questo libro non a quattro mani, nel senso insomma che non l'hanno scritto insieme, lei l'ha scritto e ha intervistato evidentemente, quindi con il prezioso contributo direi indispensabile di Francesco Schettino. Ha ascoltato varie cose, ha ascoltato Andrea Manzi, Vittoriana, ha ascoltato Michele Tedesco, osservazioni, apprezzamenti, critiche, ricostruzione rigorosa, linguaggio che a volte sembra non convincere, diceva Andrea Manzi, anche quello attribuito a Schettino. Ecco, qual è la tua idea e cosa dici? La prima e forse l'unica domanda che mi viene fatta quando vengono a conoscenza, si viene a conoscenza di questa mia inchiesta, di questo mio lavoro, è una sola: perché il comandante Schettino ha abbandonato la nave? Io so che in ognuno di voi alberga vive sicuramente un convincimento, abbiamo spiegato dove nasce la convinzione, il pregiudizio che il comandante abbia abbandonato la nave quella notte. Allora io vorrei chiarirvi subito un concetto. L'abbandono della nave, che per l'accusa, per la procura, è ovviamente un capo d'accusa, un reato, è da un punto di vista, diciamo, processo, quindi giuridico, un reato la cui pena è, come diceva l'avvocato, assolutamente irrisoria. Ma per un comandante è un'onta, l'abbandono della nave è un'infamia. E allora perché mi sono avvicinata a questa inchiesta? Innanzitutto perché io stessa pretendevo delle spiegazioni. Dove le ho trovate queste spiegazioni? Io non le ho trovate nell'intervista al comandante Schettino. Io queste spiegazioni, queste risposte, io le ho trovate nell'inchiesta. Io queste risposte le ho trovate nelle testimonianze. Prima si faceva riferimento a, il comandante faceva riferimento alla capo infermiera Raluca Soare. Ebbene, questa testimonianza, che è ovviamente agli atti del processo e che l'infermiera ha ripetuto in altre sedi, compreso quella di Facebook, è una testimonianza, oltre ad essere toccante dal punto di vista emotivo, ci dà la possibilità di capire il momento in cui il comandante Schettino è costretto, e sottolineo costretto, a lasciare la Concordia. 21:45:07, il momento dell'impatto. Il momento in cui il comandante Schettino lascia la nave, e vi spiego poi con quali modalità, è l'orario 00:17. Perché vi faccio questa precisazione? Perché sempre nel tassì, sempre nel negozio di alimentari, sempre anche con il mio collega, io sono costretta a specificare una banalità, un qualcosa che è evidente anche alla procura, perché questo non lo dico io, lo dicono le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto. 00:17, fotogrammi di un video, il video di Daniel Parvu, fotogrammi tratti da fotografie, telefonate della Guardia di Finanza, la G104, 00:17, è il momento in cui la nave improvvisamente e in maniera inaspettata si rovescia, si abbatte sul fianco destro. Cosa significa? Che in questo momento la nave si sta piegando sul lato destro, ponte 3, lato destro completamente sommerso. Allora, dove sta il comandante Schettino? Il comandante Schettino si trova proprio su quel ponte. Con chi ci sta su quel ponte? Praticamente il ponte è stato completamente evacuato. Con il servizio Spola, di cui parlavamo prima, circa 4.000 passeggeri sono già a terra. C'è una telefonata che irrompe nelle comunicazioni dell'unità di soccorso, che ci fa sentire attraverso un audio che è agli atti del processo, che dice di lasciare immediatamente quel lato
perché attenzione, attenzione, la nave si sta rovesciando, allontanatevi. Comandante Schettino aveva tre possibilità. Su quel lato, ormai completamente evocato, c'era una scialuppa che era incastrata con i paranchi e non si riusciva a farla andare a mare. Questa scialuppa conteneva altre persone. Quali erano le opzioni? 0017, ponte 3, la nave si sta inclinando e repentinamente conclude il suo abbattimento sul lato destro. Quali erano le opzioni? Le opzioni erano tre: disincagliare quella scialuppa, quindi aiutando altre persone a mettersi in salvo, buttarsi a mare, farsi un bel tuffo nelle acque del Giglio, cosa che ha fatto il comandante K2 in seconda, Roberto Bosio, non per un atto di eroismo, semplicemente perché non è riuscito a raggiungere quella scialuppa. Quindi il comandante ha abbandonato la nave. L'ha abbandonata anche il comandante in seconda? Aveva piacere il comandante in seconda a farsi un bagno nelle acque gelide del 13 gennaio del Giglio? No, il comandante Roberto Bosio è stato costretto a lanciarsi in acqua perché non aveva il tempo utile, pochi metri, per raggiungere quella scialuppa. 0017, il comandante Schettino che cosa fa? Si rende conto che il capo lancia è entrato in panico e che cosa fa? Cerca di disincagliare quella scialuppa, prima opzione, oppure si sarebbe dovuto lanciare in acqua, forse per, diciamo, un atto, come dire, di dimostrativo, non lo so per quale motivo, e poi c'era la terza opzione che nessuno di voi, sono fortemente convinta che nessuno di voi ha considerato. Alle 00:17 quella nave era inclinata, stiamo parlando di un palazzo di 13 piani, un palazzo di 13 piani lungo 300 metri, 54 metri di altezza, un palazzo di 13 piani che si sta praticamente abbattendo su un lato. Quindi siamo a 00:17, ripeto, il ponte 3 è completamente evacuato, dal lato sinistro sono rimasti forse non più di 50 persone, nell'immaginario collettivo sembra che il comandante abbia abbandonato la nave con 4.000 persone a bordo, non è vero, il comandante De Falco alle 00:28 era già a conoscenza che sul lato sinistro, il lato emerso, quello che è rimasto emerso immobile per 3 anni e mezzo, c'erano 50 persone. Che cosa fa? Fa tre telefonate, 00:28, 00:42, in cui viene a conoscenza che la nave è abbattuta di 90 gradi, ovvero il lato destro è affondato, e nella telefonata dell'1:46, telefonata fatta comodamente dalla scrivania della capitaneria di Porto del Livorno a circa 140 km dall'isola del Giglio, senza vedere la nave, fa una telefonata che poi, se avrò il tempo, spiegherò come è finita nelle mani di un mio collega, casualmente il giorno dell'interrogatorio di garanzia. Comunque fa questa telefonata inutile, perché? Perché dà delle indicazioni imprecise ed errate, perché indica una biscaggina sul lato destro che non esiste, perché la nave su quel lato era affondata, e allora richiama il comandante dicendo devi risalire su quella biscaggina in senso inverso, una biscaggina che non esiste. Quella telefonata l'ha distrutta. E se fosse esistita sarebbe stata una follia risalire in senso inverso, impedendo ai passeggeri di mettersi in salvo per far tornare una persona sulla biscaggina sulla nave. Allora, siamo all'1:46, il comandante De Falco fa una telefonata inutile perché precedentemente era stato informato che a bordo c'erano 50 passeggeri tra persone dell'equipaggio ed ospiti della nave. Poi che la nave era inclinata di 90 gradi, doveva capire, se fosse stato, diciamo, in quel momento lucido, che la nave inclinata di 90 gradi vuol dire che il lato è affondato e la biscaggina è sommersa. Comunque, quella telefonata ovviamente ha condizionato sin dalle prime ore, quella che poi è stata l'immagine del comandante Schettino. Quindi l'immagine
dell'uomo codardo, del comandante codardo che abbandona la nave. Ma voi siete a conoscenza che questa telefonata è stata preceduta da una telefonata all'1:11:34 del comandante generale delle Capitanerie di Porto di Roma, il comandante Manna, con il quale il comandante Schettino aveva coordinato quello che doveva essere il momento, diciamo, della gestione dell'emergenza. Comandante Manna, che non aggredisce il comandante Schettino come risulta evidentemente dagli audio che sono a disposizione agli atti del processo, si ascolta il dato. E qual è il dato? Che la nave è inclinata di 90 gradi ed invita il comandante Schettino a rimanere esattamente dove si trova, ovvero sullo scoglio prospiciente la nave, per coordinare i soccorsi. Io mi chiedo e vi chiedo se è accettabile che su una plancia di comando ci siano un primo ufficiale di guardia, un ufficiale, un terzo ufficiale, un timoniere, un ufficiale di coperta e un ufficiale che avrebbe sostituito di lì a poco un altro ufficiale. Io mi chiedo come sia accettabile vedere che nessuno di queste persone, di cui erano al radar, dovevano mettere i punti sulla carta, un altro doveva tenere il controllo della nave con un timone, un primo ufficiale di guardia doveva condurre la navigazione fino al momento in cui il comandante prende il comando. È possibile, mi chiedo e vi chiedo, che nessuno di queste persone si sia reso conto che la nave si stava di lì a poco schiantando contro gli scogli delle scole, doveva il comandante Schettino vedere la schiuma che si infrangeva sullo scoglio per rendersi conto che in pochi istanti ci sarebbe stata una collisione frontale? Non lo dice Vittoriano Abate, non lo dice Francesco Schettino. Lo dice la scatola nera, lo dice la super perizia del GIP, giudice per le indagini preliminari, lo dicono le perizie dei tecnici. Timoniere, nel momento cruciale della manovra evasiva, era ancora tutto, si poteva ancora passare, era ancora tutto da salvare. Che cosa fa? Comandante ordina 20 gradi a sinistra, premesso che aveva già sbagliato precedentemente, ma comunque quando gli errori non comportano un danno noi li dimentichiamo e andiamo avanti. 20 gradi ordinati a sinistra dal comandante, il timoniere ripete l'ordine come è prassi, ma inizia ad andare da quel lato, improvvisamente sbaglia, viene indotto a sbagliare, non lo sappiamo perché non l'abbiamo visto, non l'abbiamo sentito, non si sa, comunque va 20 gradi a destra. Cosa ci dicono le perizie? Le perizie ci dicono che quell'errore è stato fatale, perché la nave, se non ci fosse stato l'errore del timoniere, sarebbe passata indenne dallo scoglio delle scuole e noi non saremmo stati qui questa sera. C'è un aspetto ancora più grave, che è l'incidente probatorio. Per gli avvocati che sono presenti, ma per quelli che non sanno cosa sia l'incidente probatorio è la prova che viene cristallizzata e poi portata nel processo. L'incidente probatorio della Costa Concordia è un incidente probatorio, quindi una simulazione, una perizia, come la vogliamo chiamare, eseguita su una nave che non corrisponde al modello della Concordia. Cioè la Concordia aveva, adesso io chiaramente non sono un tecnico, ma la Concordia aveva due timoni, molto banalmente. E guarda caso, per stessa ammissione del coordinatore dei periti, l'ammiraglio Cavo Dragone, in aula di un processo, è costretto ad ammettere, dietro insistenza degli avvocati della difesa, l'avvocato Donato Laino che è qui presente, l'ammiraglio Cavo Dragone nell'ambito di un processo è costretto ad ammettere che ha eseguito una simulazione su una nave, e ce ne sono 12 uguali su una nave che non corrisponde al modello della Concordia. Allora io mi chiedo e chiedo all'avvocato tedesco: che valore ha una prova se fatta su una nave, su un modello, su un oggetto, su un bicchiere che non è quello che è, diciamo, che corrisponde a quello reale?
No, io su questo chiaramente poi è l'esito, nel senso che bisogna verificare. Io l'incidente probatorio sono 279 pagine, l'ho letto. I profili che evidenziavo di inutilizzabilità della perizia sono altri, nel senso che l'incarico viene dato a tre persone, tre periti, che giurano tre periti, che però fuori dalla perizia danno incarico ad altre otto persone. Non avendo giurato le altre otto persone, loro li definiscono ausiliari del perito, ma essendo ingegneri ed essendo tecnici, a mio avviso, ma c'è giurisprudenza assolutamente concorde sul punto, è inutilizzabile perché ha fatto riferimento a periti che non hanno giurato. È ovvio che per rispondere invece a questo è quello che io ho letto, perché ed è il motivo, come dire, del mio approfondimento, cioè non mi sono fermato al libro ma ho voluto leggere quello che trovavo in rete. L'incidente probatorio è la, per noi la prova regina, perché chiaramente è un'anticipazione di giudizio e della perizia, cioè quando ci sono valutazioni così tecniche il giudice che deve decidere chiaramente si affida a un perito o a un collegio peritale. Nella fase delle indagini c'è questo incidente probatorio per anticipare, o nell'udienza preliminare, quello che è l'assunzione del mezzo di prova. È ovvio, ed è questo che io ho detto anche nella camera in albergo al comandante Schettino, se regge la perizia regge la sentenza. Questo è il processo, a mio avviso. Poi il collega, però ecco, però su quello, allora il problema qual è? Faccio esempio, può non reggere in relazione ad alcuni punti, su quelle che riguarda gli altri punti sì. Cioè è chiaro che come fare in materia di colpa per violazione del codice della strada su una macchina diversa rispetto a un'altra, quelle che sono le prove, è ovvio, assolutamente sì, assolutamente sì. Questo, come dire, però è più merito che non processuale. Il dato processuale che io evidenziavo e metto a disposizione è questo, che secondo me potrebbe inficiare l'intera perizia, non solo una parte della perizia. Vittoriano, abbiamo chiuso. Ringrazio innanzitutto tutti i colleghi giornalisti che sono venuti e tutti voi che siete venuti. Qualcuno prima di questa, veramente 30 secondi, qualcuno prima di questa presentazione, ringrazio l'editore Graus che in fondo non ce l'ha fatta stare in piedi fino all'ultimo, qualcuno diceva, sai, vai a presentare, a moderare la presentazione del libro di Schettino e Vittoriano Abate, insomma, ce ne siamo sentite dire di tutti i colori. Davvero. Fin quando ieri sera, io insomma, la mia compagna è in attesa dei due figli, quindi in questo momento ho anche altro per la testa, sinceramente, ma a un certo punto ho detto basta, basta, perché questo è il nostro lavoro. Noi siamo curiosi, noi vogliamo sapere come voi, cercare di capire meglio. E un conto è vedere la TV o leggere i quotidiani, e un conto è avere, e per questo lo ringrazio davvero, per aver deciso alla fine con Vittoriano Abate di rispondere alle domande sul libro, ma di rispondere, avere qui il protagonista di questa vicenda. Dopo questa serata ciascuno di noi andrà a casa, potrà dire per me Schettino è assolutamente colpevole, potrà dire ma forse un dubbio mi è venuto. Grazie a te Franco, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie davvero, grazie.